Corrado Uva, attaccante del Corato, oggi una vittoria importante non solo per i tre punti, tutti i punti rosicchiati alle vostre squadre, le squadre che sono davanti a voi, ma anche per la prestazione in campo. Sì, sicuramente, abbiamo vinto contro un'Altamura ben messa in campo, quindi una bella squadra, la classifica parla da sé, quindi un risultato che vale doppio, dai. Dal punto di vista personale tu ami sempre parlare della squadra, però sei già arrivato in doppia cifra dopo praticamente due mesi. Sì, sì, sono contento, naturalmente merito della squadra se faccio gol perché mi metto in condizioni di fare gol. Sai benissimo che parlo a livello di squadra, quindi preferisco magari fare un gol in meno e che la squadra acquisti due punti. Però dai, quando faccio gol è sempre un piacere e sempre merito che va diviso fra me e la squadra. Corrado che non perde da sette partite, forse il momento più bello della vostra stagione, anche se tu ovviamente l'hai vissuta a metà. Sì, l'ho vissuta a metà purtroppo, perché il rammarico c'è, magari con qualche punticino in più potevamo veramente dire la nostra se non avessimo perso punti con il Rutigliano e con il Giovinazzo in casa. Però continuiamo ad andare avanti alla giornata, ragioniamo domenica per domenica, cerchiamo di fare più punti possibili. E avete anche tra due settimane due partite in casa, che forse è il momento migliore per poter affondare e cercare di raggiungere la migliore posizione playoff. Certo, dobbiamo sfruttare queste due partite in casa, però come ti ho detto ragioniamo domenica per domenica, pensiamo prima domenica al Gargano Calcio, poi penseremo alle due in casa.